Benvenuti su Virgo Gaming. È finalmente ripreso il calcio reale con l'inizio della Bundesliga e della Zweite Liga, però questa volta voglio parlare di mercato, in quanto ci sono state delle novità di mercato appunto riguardanti l'Inter che mi hanno particolarmente interessato. La prima riguarda Mertens. Si sa che il giocatore classe 87 attualmente a Napoli andrà a scadenza a fine stagione e sembra che Lukaku stia facendo un lavoro di convincimento per portare l'attaccante a Milano appunto a zero. Potrebbe essere un profilo interessante per il tecnico Conte in un periodo nel quale Lautaro sembra flirtare col Barcellona per una cifra attorno agli 80-90 milioni di euro, e qualora il giocatore appunto si dovesse muovere da Milano, un Dries Mertens a zero sarebbe un colpo veramente con i fiocchi, soprattutto perché si sa che il tecnico salentino ama quel tipo di giocatori, magari piccolini, agili, scattanti. Ci ricordiamo anche la simpatia particolare che Mister Conte aveva la Juventus per Giovinco, ovviamente due profili non assimilabili perché Giovinco era più una seconda punta, Mertens si sa che a Napoli gioca come prima punta. Certo, la trattativa sembra ben avviata, ma da qui a dire che Mertens abbia firmato per l'Inter, no, non mi sentirei di dire questo qui, anche perché non sono assolutamente le voci che filtrano. La seconda riguarda Sandro Tonali, in quanto sembra che il giocatore si sia esposto pubblicamente mostrando il suo gradimento eventualmente nell'andare all'Inter. Sicuramente a livello tattico sarebbe una soluzione molto interessante per Conte, in quanto avrebbe magari schierato come il appunto il nuovo Pirlo, quindi davanti la difesa, contando che l'Inter ora come ora è a corto veramente di mediani, tanto che a volte viene schierato Brozovic totalmente fuori ruolo, anche se sta rendendo bene. Tonali è un profilo molto più mezzale rispetto a Pirlo, sebbene insomma è il piede quello che fa differenza. Voglio dire, Tonali ha ottime possibilità, non dico di raggiungere Pirlo, ma comunque di avvicinarlo, ma per ora ovviamente le similitudini sono soltanto per la capigliatura e per l'espressione molto felice che mostrano sempre i due nei momenti di gioia, che è questa. Personalmente poi considero Tonali anche superiore a uno dei mediani che adesso vengono tanto sponsorizzati, che è Marco Verratti, classe 92, al Paris Saint Germain da qualche anno, che onestamente penso che abbia raccolto più di quanto abbia seminato. Un buon giocatore sicuramente, ma non ha mai fatto la differenza, soprattutto magari in nazionale, al Paris Saint Germain, perché comunque, grazie a cavolo, il Paris Saint Germain vince con 750 punti di vantaggio sulle altre, non è che la Liga sia il campionato più competitivo d'Europa. Terza notizia che mi ha particolarmente stuzzicato è il probabile acquisto dell'Inter di Giorgos Vaghianidis, terzino destro classe 2001 del Panathinaikos, che recentemente è esordito anche in prima squadra segnando anche un gol e facendo anche un assist per la cronaca. Un terzino di più o meno sul 1,80 m, 1,81 m, buona muscolatura, longilineo e di caratteristiche molto 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 offensive, bravo sia sul lungo che sul breve, un buon dribbling, un buon piede destro, ama controllare la palla con l'azione del piede per poi cercare il dribbling. Sicuramente in un 3-5-2 potrebbe fare quel classico ruolo da fullback, che comunque è molto 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 congeniale sia all'allenatore che ovviamente al giocatore. Devo dire che anche in questo caso il giocatore abbia firmato per l'Inter e la vedo veramente non proprio realistica come cosa, sebbene indiscrezioni portano su quella via, così come è difficile dire se il giocatore possa veramente imporsi in una squadra come l'Inter. Ricordiamo che nella scorsa sessione di mercato estiva l'Inter ha acquistato più o meno sui 20 milioni Valentino Lazzaro, che in Germania aveva giocato come terzino, in Austria aveva giocato come esterno alto, adattato a una posizione intermedia come appunto è il tornante, ma che ha fallito clamorosamente. Intanto per adesso è tutto con queste tre novità di mercato riguardanti l'Inter, e non sarà l'ultimo video riguardante il mercato, magari un po' più settoriale, magari più generale, però come format sicuramente lo vorrò portare, perché penso che non sia assolutamente male. Intanto, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete, attivate anche la campanella grigia per ricevere tutte le news dal canale. Nel frattempo vi mando un abbraccione e mi raccomando, ci vediamo qui, senza dimenticare che potete scrivere con mia somma gioia eventuale commenti per confrontarci o anche per suggerimenti. Un abbraccio virtuale al vostro Virgo Gaming di fiducia e buon proseguimento!